nuovo incontro del mercoledì culturale. Abbiamo il piacere di Nicola Diori. Abbiamo un argomento legato al vino, un argomento serio, vero. Noi facciamo, ti ho detto, produciamo un vino che non vendiamo perché non abbiamo l'autorizzazione, quindi non avremo neanche l'interesse a farlo, perché abbiamo un piccolo fondo dove produciamo il nostro Don Gerardo. Don Gerardo è il proprietario di questa casa, forse tu sai, Gerardino Romano è il proprietario di questa casa, è il sindaco di questo paese, è stato il sindaco di questo paese dal 52 all'80 ed era un grande appassionato di vino. Quindi nel ricordo di mio nonno, Gerardino Romano, appunto, abbiamo pensato di realizzare, abbiamo preso un comprato un piccolo appezzamento di terra, abbiamo pensato di realizzare questo vino che lo ricorda con il nome con il quale lui veniva chiamato dalle persone, Don Gerardo è il nome con il quale veniva chiamato dalle persone. E un aglianico in purezza, parliamo di aglianico, ma questo libro è un libro, è una somma, perché dentro ci sono tantissime cose, c'è tanta storia, c'è tanta illustrazione territoriale, ci sono tante vicende, anche sannite, non solo irpine, ci stanno cose un po' più delicate come il terremoto e il post-terremoto che tu ne parli più volte, e per la verità quindi abbiamo parecchio materiale di cui discutere. Partiamo un po' dalla fine, cioè dalle tue conclusioni. Vi è una possibilità, vi è sicuramente una grande potenzialità dei territori, in particolar modo l'Irpinia, che ha dei grandi riconoscimenti. Il Taurasi è considerato uno dei grandi, tu sei proprio di Taurasi, è considerato uno dei più grandi vini italiani, uno dei più importanti vini italiani, quindi un vino di grandissimo rilievo. Sono stato il fine settimana scorso a Donna Fugata e parlavamo con il direttore delle relazioni esterne di Donna Fugata, Marsala, e parlavamo dei grandi vini italiani e citava tra le grandi tipologie di vini italiani proprio il Taurasi. Il disciplinare ovviamente non riguarda solo la città di Taurasi, inutile dirlo, si estende in uno spazio piuttosto ampio che poi ci dirai. Ma è un grande vino, grande nome, però poi questi vini irpini sono stati un po' sopravanzati dai vini sanniti, dalla capacità di fare sistema che ha avuto molto di più il Sannio rispetto all'Irpinia. E dai quindi una possibilità di speranza, di prospettiva di speranza in una direzione che è quella di una modellizzazione che un po' nel Sannio è stata fatta con il Sannio Falandino 2019, cioè, come sapete la città europea del vino, questo è l'anno della città europea del vino che è stato riconosciuto al Sannio Falandino. Anche nel Sannio si fa il Coda di Volpe, anche nel Sannio si fa il Fiano, anche nel Sannio si fa l'Aglianico, anche nel Sannio si fa il Barbera, che è considerato un vino... Canaiola si chiama ora. Canaiola, esatto, brava. Noi abbiamo Rosana Maria Ciabrelli, che oltre che un'amica della mia famiglia da sempre, è la nostra mente storica della fondazione, è stata con me dalla prima volta. L'abbiamo insieme perché siamo stati due menti costitutive di questa fondazione. E, dunque, facciamo un po' una sintesi del tema, poi andiamo un po' sui singoli punti, che ci sono veramente tanti argomenti da trattare sul vino irpino, no? E non solo, sul tema vino campano, diciamo così. Sì. Benvenuto innanzitutto. Grazie. Facciamo un applauso e benvenuto. Grazie, il ringraziamento non è soltanto un atto di buona educazione, ma è un atto veramente dovuto al professore Casucci, ma alla fondazione che mi ha voluto, come dire, questa sera a parlare di un argomento che, come dire, è interessante sicuramente, però è un po' inusuale parlare della Campania e parlare dei propri territori utilizzando la chiave dell'agricoltura di qualità e segnatamente della vitivinicoltura di qualità. Perché questo il libro si chiude con una sorta di ventata di ottimismo, ma era una ventata di ottimismo di maniera. Sì, perché durante il libro non c'è tanto di ottimismo. Perché non c'è molto ottimismo nel libro,
Il libro quando è stato pubblicato, devo dire, alla fine del 2015, inizio 2016, ha avuto una buona accoglienza, ma tutti quanti si immaginavano che... Scusa, se andate in internet e vedete Taurasi in internet trovate la prima citazione riguardo a questo libro. Sì. Cioè, oramai parlare di Taurasi a livello non solo scientifico ma anche divulgativo, cita te come fonte primaria. Sì, no, devo dire che ha avuto un buon riscontro. No, dicevo, il problema è questo, tutti quanti si aspettavano un libro al quale, come siamo abituati a fare noi dalle nostre parti, molto autoreferenziale, molto giocato sulle potenzialità, su quello che sul sacro furore delle prospettive. Beh, insomma, io invece ho scritto un libro diverso, nel senso che ho cercato di mettere le mani sui problemi del settore, e che vi assicuro che non sono soltanto problemi irpini, ma sono problemi campani. Vi do, per cominciare, come dire, un assaggio. Se pensiamo, noi tutti quanti diciamo che il Beneventano, il Sannio è la cantina della Campania, perché rappresenta sostanzialmente praticamente la metà della produzione di uve in Campania. Poi c'è la provincia di Avellino, poi arrivano e arrancano un po' le altre province. E detto così sembrerebbe, come dire, una sorta di paradiso terrestre, invece non è così. La Campania negli ultimi decenni è la 14ª regione d'Italia come capacità produttiva di uve, e peggioriamo i dati, peggioriamo la posizione, seppur miglioriamo in termini percentuali, come capacità di esportazione. Quindi sostanzialmente su 20 regioni in Italia noi, come dire, ci posizioniamo sulle parti basse della classifica. Già questo ci deve fare indicare come, e porci qualche domanda, come mai in una regione che dal punto di vista ampelografico vanta oltre 100 qualità e varietà di uve, di vitigni, quanto tutta la Francia, perché con 100 varietà di vitigni diversi, perché con 4 DOCG, cioè il vertice massimo dell'enologia nazionale, e quando parliamo di vertice massimo dell'enologia italiana parliamo quasi del vertice massimo dell'enologia mondiale, perché con tutte le doppie... ricordare i 4 DOCG? Sì, l'Aglianico del Taborno, ovviamente, che è l'ultimo in termini cronologici. Il primo in termini cronologici era proprio il Taurasi, sul rosso, e poi ci sono i due bianchi, il Fiano e il Greco, di Tufo, sempre della provincia di Avellino. Poi ci sono una miriade incredibile di DOC, insomma, non se ne contano più, le DOC di ricaduta, la zonizzazione addirittura del Taurasi, perché c'è stato qualcuno che si è inventato adesso i campi taurasini. Insomma, abbiamo un ventaglio di produzioni veramente vario, tutte quante anche di grossa qualità, perché oggettivamente è cresciuta la qualità, soprattutto negli ultimi 20-25 anni, in Campania in genere. E la domanda ce la dobbiamo porre: per quale ragione noi arranchiamo come Campania? E questo è l'incipit del libro, cioè sostanzialmente io parto da una constatazione. Chi di voi si occupa di storia e sfido ad andare a prendere le controetichette delle bottiglie, non le etichette, ma quella che c'è dietro, andate a vedere, molte di queste di questi vini, di queste bottiglie, presentano il proprio prodotto come, soprattutto sull'Aglianico, derivante dalle uve elleniche, eccetera, derivante dei greci, una falsità storica assoluta. E questa è stata, come dire, la cosa che proprio non riuscivo più a digerire. Anche i greci facevano la Iania. I greci avevano l'idromele. Sono andato, come dire, un po' ad approfondire la questione. Qui c'è stato, devo dire, un grande professore degli anni passati, che vostro conterraneo, professore Guadagno, che ha scritto delle cose bellissime
sulla storia dell'Aglianico, ma sulla storia dei vitigni campani a partire dal Falerno in maniera particolare. E lui stesso faceva riferimento a questo benedetto Aglianico, da dove viene in effetti. Lui faceva riferimento alle grandi fratture storiche che ci sono state in Campania, ma sulla dorsale appenninica in generale, che impediscono nei secoli successivi un ricongiungimento sic et simpliciter con i periodi antecedenti. Questo capita sul vino, ma è capitato un po' su tutto. Ci sono dei grandi periodi molto caratterizzanti in Campania, ne possiamo individuare almeno tre. Uno, il grande periodo romano, e poi andremo a dire qualcosa. Il grande periodo di un periodo lunghissimo, quello medievale, e poi c'è il periodo, come dire, dell'Ottocento. Noi, soprattutto in Irpinia, la nostra età dell'oro non l'abbiamo vissuta e non la stiamo vivendo adesso. L'abbiamo vissuta alla fine dell'Ottocento. Fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Quella è stata per noi la grande età dell'oro, del vino. E ci sono state le ragioni che hanno condotto fino al 1928, pensate un po', la provincia di Avellino era il giacimento enologico non della Campania, ma dell'Italia. Era il principale giacimento enologico d'Italia. Scalò varie graduatorie, ma per quale ragione? Perché noi ci facevamo forte sulle disgrazie altrui, tutto sommato, perché le disgrazie altrui erano quelle causate dalla fillossera nell'Europa del Nord e anche nell'Italia del Nord. E qui che cosa successe? Che la fillossera da noi ci è arrivata 60-70 anni dopo. Il primo caso di fillossera viene registrato in provincia di Avellino nel 1923 a Montacuto. Montacuto è un paesino, facciamo anche oggi difficoltà a trovarla sulla carta geografica, situato sul confine con la Dalmia, con la provincia di Foggia. E ora, se io parlo con un esperto di vini di oggi, fa fatica a dire: ma come, c'era il vino a Montacuto? Perché? Perché effettivamente l'Irpinia era completamente evitata, anche in zone insospettabili. Pensate che oggi ci sono delle attività di recupero di cantine a Cairano. Cairano è un paese dell'Alta Irpinia, un paesino dell'Alta Irpinia, verso Calitri, quella zona lì. Chi immagina oggi di fare un litro di vino a Cairano? Nessuno, se non per divertirsi un attimo, insomma. Ma un litro di vino di qualità a Cairano è difficile farlo venire. Però prima era tutto completamente evitato. Caposele, che è il paese dell'acqua per eccellenza, da lì parte l'acquedotto pugliese che va a Santa Maria di Leuca, parte dell'acqua arriva pure qua nel Sannio, e lì era la terra dell'acqua per eccellenza, però lì nell'Ottocento si produceva uva, non sto dicendo vino, e poi diremo perché. E allora che cosa succedeva? Subito dopo l'unità d'Italia, il regno d'Italia, il nascente regno d'Italia, fu costretto, dopo torto collo, anche per ringraziarsi e ringraziare coloro che avevano in qualche modo consentito l'unità, i francesi in maniera particolare in quel caso, fummo costretti ad approvvigionare i francesi nelle nostre uve. Per circa 40 anni da queste parti, parlo anche del Sannio naturalmente, Sannio, Irpinia, parte della Puglia, abbiamo approvvigionato la Francia delle nostre uve. Ora sembra una cosa, come dire, che appartiene all'archeologia dell'agricoltura, parlare di questo, sembra parlare di circa sei secoli fa, stiamo parlando solo della fine dell'Ottocento. E questo però perché? Perché mentre i francesi, anche per la verità i nostri concittadini dell'Italia del Nord, cambiavano la loro tipologia culturale perché resettavano i loro vigneti per difendersi dalla fillossera, a noi questo non fu consentito perché noi dovevamo approvvigionare di uve la Francia e l'Italia del Nord. Per circa 50-60 anni la cosa è andata benissimo, i grandi latifondisti, i grandi produttori di uve si sono arricchiti, i terreni si moltiplicavano di valore di anno in anno, era veramente l'Eldorado dell'epoca.
Naturalmente stiamo parlando di un'agricoltura diversa da quella odierna. Stiamo parlando di un'agricoltura oggi molto frammentata, la proprietà fondiaria veramente frammentata. Allora no, c'era una concentrazione, quindi anche le ricchezze si concentravano nelle mani di poche famiglie. E quindi stiamo parlando veramente di un'agricoltura e di un sistema agrario completamente diverso. La ricchezza si concentrava in poche mani e quindi queste poche mani però avevano l'esigenza di portare le uve altrove. Come le portavano? Certo, noi in Campania avevamo l'eredità, e ancora oggi è un po' così, l'eredità delle strade romane. La via Appia aveva spaccato, diciamo, anche l'Irpinia, prima del bypass Traiano a Benevento, aveva spaccato l'Irpinia, raggiungeva la Puglia ed era una sorta di autostrada dell'epoca. Poi si aggiunsero alcune strade del Regno di Napoli, le strade consolari, insomma, qualcosa c'era. Ma non era assolutamente in grado questo sistema viario di supportare, come dire, l'economia vitivinicola che c'era. E allora un grande ingegnere, che era poi il capo dell'ufficio tecnico dei Borboni, il responsabile dell'ufficio gallerie e acquedotti, Melisurgo, crea, su indicazione naturalmente del re, crea una sorta di pianificazione generale di una rete ferroviaria che in qualche modo dovesse collegare il Tirreno all'Adriatico. Guardate che quello che sta avvenendo ora, in questi giorni, in queste ore, con l'alta capacità, il collegamento sognato da sempre Napoli-Bari, sognato da sempre e mai realizzato, è un po', come dire, una riedizione di quel vecchio progetto di Melisurgo. Melisurgo aveva immaginato questo collegamento che serviva alle aree ricche di uve per portare le uve altrove e per portarle soprattutto in Francia. Quindi il collegamento che lui immaginò fu Napoli, Avellino, ecco, immaginate questa lagartina. Napoli, Avellino, c'era chi voleva andare in Puglia, per dove poi si è andato effettivamente, cioè verso la Basilicata, diciamo così, e poi entrare in Puglia. E infatti l'Avellino Rocchetta aveva questa idea di fondo, ma Melisurgo immaginava di andare verso la Valle dell'Ufita, perché c'era Ariano Irpino che per arrivare a Napoli doveva passare per Benevento. Ed era un viaggio lunghissimo, e parlo dei cittadini normali, non parlo nemmeno delle merci. E allora lui immagina Avellino, Grotta Minarta, ma prima di Grotta Minarta c'era una stazioncina, ma piccolissima, che si chiama Taurasi. Questa stazioncina, divenne epicentro di due progetti di collegamento. Questo di Melisurgo, che poi saliva verso Foggia, Ariano, Irpino, Foggia, entrava in Puglia da quella zona. E poi c'era quest'altro progetto che fu quello, come dire, sostenuto dalla politica dell'epoca. E chi era la politica dell'epoca? Mica era uno qualsiasi. Era il ministro Irpino che sediva nel primo governo Cavour, che era Francesco De Santis. Francesco De Santis era di Morra, ovviamente De Santis, zona della Tirpinia, e ovviamente lui immaginava che la direzione di questa ferrovia andasse in quella zona. Quando De Santis propose questa ferrovia, e poi ovviamente le vicende della politica lo portarono ad allontanarsi dalla politica, poi morì, a seguire e a proseguire il suo progetto fu il suo allievo più importante, Giustino Fortunato. Giustino Fortunato di dov'era? Era di Rio Nero, era di Rio Nero in Vulture, e aveva necessità quindi di assecondare quelle aree che già allora erano aree, come dire, forti dal punto di vista vitivinicolo, e di assecondare questo percorso verso la Basilicata. Chi difendeva l'altro progetto? A difendere l'altro progetto rimanevano in due. Uno era un parlamentare, ma non era molto conosciuto per i suoi interventi parlamentari, però la storia lo ricordo come un grande amministratore della provincia di Avellino, Michele Capozzi, chiamato Re Michele, per la sua, come dire,
capacità di essere un po', come dire, padre padrone un po' su tutte le questioni. Re Michele, che tra l'altro inaugurò la ferrovia, la inaugurò con un pranzo luculliano su questa tratta ferroviaria, e insieme a Re Michele c'era un altro che ebbe più fortuna perché divenne ministro, Pasquale Stanislao Mancini. Pasquale Stanislao Mancini era di un paesino, Castelbaronia, che ovviamente era verso la Valle dell'Ufita. Non vi dico le guerre che ci sono state in intestine nel territorio provinciale, soprattutto cominciò già da allora, scesero ad Avellino, da Montella, da Bagnoli Irpino, da Nusco, che non era Nusco di oggi ovviamente, ma insomma a protestare. E se, che cosa immaginarono all'epoca? Immaginarono quindi questa tratta ferroviaria. Questa tratta ferroviaria è servita al sistema vitivinicolo irpino per circa 60-70 anni. E che cosa è successo? Una cosa straordinaria, questo succede soltanto in Italia, il diritto amministrativo poi è fantasioso in Italia. La stazioncina di Taurasi, quella che vi ricordavo prima, era diventata epicentro di tutti e due i progetti. Su una tratta ferroviaria ad un binario, ancora oggi è visibile, ad un binario, la stazioncina di Taurasi aveva tre binari. Questi tre binari, uno andava a Rocchetta, un altro era predisposto per andare ad Ariano e il terzo binario era un binario di servizio. Su questo binario di servizio immaginarono, cosa intelligente, di mettere una pesa, una grande pesa, che per circa 70 anni, io ero bambino e lo ricordo ancora, tutti i commercianti, tutti gli agricoltori, tutti coloro che in qualche modo avevano a che fare con questo prodotto, portavano lì le uve da tutte le parti, dai paesi circostanti, ovunque affluivano alla stazione di Taurasi. Preciso, la stazione è denominata Taurasi perché non sta nel territorio del comune di Taurasi, ma sta nel territorio del comune vicino, che è un piccolo paese che si chiama Luogosano, nel cui territorio insistono due stazioni ferroviarie ancora oggi visibili. Una è questa di Taurasi, chiamata Taurasi, e un'altra ti aspetteresti che si chiama Luogosano, ma invece, poverini, non si chiama Luogosano, ma si chiama San Mango, che è un paese là vicino. Solo di recente ha acquisito la possibilità di metterci Luogosano. Questa ferrovia è stata, come dire, ha dato il là a tutto il sistema vitivinicolo della fine dell'Ottocento. La ferrovia è stata inaugurata alla fine dell'Ottocento, nel 1895. Questa ferrovia è stata quella che ha assistito tutto questo sistema. Ma la cosa curiosa è che quella stazioncina poi ha consentito, diciamo così, di dare il nome al vino. Perché poi alla fine che cos'è il Taurasi? È un aglianico invecchiato. È un invecchiato tre anni, in botte, un disciplinare, e che assume il nome di Taurasi. Naturalmente è un po' come la vicenda legata al Barolo. Molti non, nemmeno lo sanno che Barolo è un paese. Lo associano a un prodotto e via così. Ma Barolo è un paese, seppur di 900 abitanti, ma è un paese. E così capita a Taurasi. Questa, come dire, piccola pillola di storia, se volete anche locale, però ci consente di far capire una cosa. Uno, che effettivamente quella è un'area, come dire, vocata da sempre. Cioè, insomma, io facendo ricerche anche su documenti datati, alcuni presi proprio qui a Santa Sofia, perché poi era il punto di riferimento dell'area, e mo lo dico anche per prenderci in giro tra noi irpini e sanniti, no? Quando soprattutto c'è stata la questione delle due province che dovevano accorparsi e dovevano trovare un criterio, insomma, quando si doveva dire il capoluogo, guardate, io lo dico a voi che siete sanniti, Benevento nella versione di Maluentum non era nient'altro che la città più importante degli irpini intesi come tribù all'interno del mondo sannita. Il mondo sannita è il mondo generale all'interno del quale si muovevano le singole tribù, frentani, caraceni, irpini, caudini e quant'altro. Poi sono stati
i conquistatori romani che vennero in Campania, perché vennero in Campania? Fortunatamente ci vennero, perché vennero a vedere questa Campania Fenix, che per loro diventava il granaio di Roma, diventava anche il luogo, come dire, della beatitudine per loro, insomma, le vacanze, per gli imperatori. La Campania divenne l'epicentro del divertimento romano. Pompei divenne la capitale del mondo enologico e del divertimento di Roma. Quando arrivano qui, i romani trovano quello che trovano, perché poi la storia si intreccia con i prodotti, non sono nient'altro che la conseguenza di una storia, e l'intrecciarsi non soltanto con, come noi spesso diciamo, col sudore, ma l'intrecciarsi delle vicende. E il vino più di altri subisce le vicende della storia. Perché? Perché il vigneto, la vite, più che altri prodotti, ha necessità di una manutenzione continua. Quando entrano in crisi le comunità, le città, per quelle che erano allora, entrano in crisi le comunità, la prima cosa che entrava in crisi era la vite, era il vigneto. Pensate, c'è un articolo bellissimo del professore Sirago sulla crisi dei vigneti campani del primo secolo d.C. Perché la crisi? Non perché era la loro crisi, ma era la crisi della storia, degli avvenimenti che succedevano in quel periodo. Era la crisi dovuta alle guerre gotiche bizantine, era la crisi dovuta, come dire, ad un mondo che stava sparendo, quello romano, ed un altro mondo che faceva fatica a venire fuori. Poi ci pensarono i Longobardi, i Normanni, eccetera. Quindi la vite, il vino, è una conseguenza di tutti questi intrecci di storia. Quando io sento dire, e ho visto e vedo ancora purtroppo scritto questa cosa di Ellenico, mi va storta la cosa. E chi è che ha causato questo errore di carattere, come dire, storico? Mica uno qualsiasi, perché questa, la storia ha dei tranelli, presenta sempre dei tranelli. Se tu non vai a verificare le fonti, tu ti adagi sull'ultimo interprete, che per quanto autorevole sia, è un interprete. Se ha sbagliato, e io mi adagio sulla sua interpretazione, sbaglierò anch'io. Chi sbaglia? Sbaglia il primo direttore della scuola enologica di Avellino. La scuola enologica di Avellino, che fu istituita da Francesco De Santis, allora il regno si propose di creare 6 scuole enologiche in Italia. La prima fu a San Michele all'Adige, in Veneto, e poi venne subito questa di Avellino, che aveva il compito di verificare quali potessero essere i rimedi per combattere la fillossera, e fece un lavoro egregio. Chi presero come direttore? Un ragazzo di 26 anni che era di origine lucana, per la verità a cavallo tra il Salernitano e la Lucania, si chiamava Michele Carlucci. Michele Carlucci, io ritengo che dovremmo fare un monumento in ogni piazza di Irpinia, voglio dire, perché quando viene nominato Carlucci a direttore, lui aveva già scritto 200 trattati sulla vitivinicoltura. 26 anni. Tra l'altro era uno che è stato ospitato nella famosa enciclopedia francese sulla ampelografia, e il suo sull'Aglianico è ancora oggi studiato. Però era un dottoressa, scusami, ma era un agronomo, non aveva cognizioni di carattere storico. Che cosa si faceva all'epoca? Per nobilitare il prodotto si cercava di trovare le ascendenze nella classicità. L'errore quale fu? Che tu vai a dire ellenico quando i romani non conoscevano questo termine di ellenico, è arrivato molto tempo dopo. I romani conoscevano un termine greco, che poi è servito anche a greco di tutto. No, questo è ancora, ma è servito a distinguere i vini in termini di qualità tra vino greco e vino latino. Il vino greco era il vino buono dell'epoca, un po' dolce, un po' boccato. Oggi faremo pure difficoltà forse
ad apprezzarlo, diciamo così. Il vino latino no, il vino latino era quello del volgo, diciamo, e nel vino latino, nei vini latini c'era l'agnanico. Una delle difficoltà in queste... In quello greco come era, cosa era fare le componenti? No, allora, c'erano, quando i greci vennero in Italia, nella penisola italiana, i greci dove arrivarono? Arrivarono ovviamente sulla costa, Napoli non c'era, c'era Cuma, c'era, ma c'era Ischia. Guardate, c'è il cosiddetto vaso di Nestore ad Ischia, nel museo, che testimonia che cosa? A parte la bellezza dell'entecasillabo che ha avuto uno studio incredibile, ma che cosa dice questo entecasillabo? Faceva l'elegia, riportando alcuni passi della guerra di Troia, del vino, del vino legato alla religione, legato a Dio, in quel caso lì. I greci ci portano il vino, ma noi già conoscevamo il vino. Che cosa ci portano i greci? A noi ci portano una nuova cultura della conoscenza del vino, cioè della sua capacità di creare ricchezza, della commercializzazione che i greci già facevano nel mare Egeo. Noi qui invece chi c'erano? C'erano gli Etruschi. Gli Etruschi e la Campania Felix, con i suoi festoni, con le sue vite maritate, rappresenta, come dire, la produzione che facevano gli Etruschi. Ancora oggi Emilio Serini, questo grande paesaggista italiano, ci ha indicato una delle cose più importanti del paesaggio italiano nella vite maritata. Quindi noi, i greci arrivano e abbiamo questa coppa che ce lo testimonia, ma ancora di più a Nola è stato trovato una idra, un contenitore, diciamo, di acqua, che però al suo interno c'è un piccolo altro contenitore all'interno del quale c'erano dei semi. Uno di questi sono state ritrovate delle foglie di viti dell'epoca. Ovviamente stiamo parlando di un ritrovamento che risale, è stato ritrovato 2 secoli fa, nel 700, e risale probabilmente intorno al V secolo avanti Cristo. Stiamo parlando di un ritrovamento straordinario, è in mostra al Museo Archeologico Nazionale a Napoli questa idra, e che si chiama Idra di Vivenzio. Vivenzio era l'archeologo, ma anche il collezionista che l'aveva custodita in qualche modo questa idra. Che cosa fa? All'interno verificano, c'era questa vite. Questa vite che cos'era in effetti? Che cos'è? Ovviamente i botanici hanno dato questa valutazione di un vitigno autoctono. Ora, parlare da noi, nel Sannio, in Irpinia, di vitigni autoctoni, noi subito pensiamo all'aglianico, ma l'aglianico non è un vitigno autoctono, non c'è, nel senso che la sua radice storica non è qui, non è in Irpinia, non è nel Sannio, ma dov'è? È nel luogo simbolo della Campania, se volete forse anche un po' del Mezzogiorno, che è il Vesuvio, questo grande mondo. Guardate, c'è un documento, perché una delle difficoltà sulle fonti, perché ti mancano, il primo documento che attesta la presenza dell'aglianico in maniera organizzata è quella di Sant'Evangelio. Sant'Evangelio nel 1540 fa questa prima guida dei vini italiani, 54 vini italiani, lui era il bottigliere del Papa, di Papa Paolo Farnese, quello dell'andata a Canossa, giusto per capirci, e alla morte del Papa lui scrive al nipote del Papa, il cardinale Sforza di Milano, e gli dice quali erano i 54 vini che il Papa preferiva. All'interno di questi 54, pensate che 13 erano campani, c'era il greco, c'erano tutti, c'era il posillico, c'erano tutti quelli che ancora oggi in qualche modo ricordi, e c'era l'aglianico. Il Papa ne dà un giudizio e dice: è un vino per i vecchi, che però preferiva, ma era un vino classificato latino. Il professore Guadagno che cosa fa? Lui dice, e probabilmente facendo un percorso storico evolutivo molto interessante, lui dice che l'aglianico è uno dei vitigni
che a differenza, uno dei pochi vitigni che a differenza degli altri ha fatto un progresso evolutivo straordinario, uscendo dalla categoria dei vini latini ed entrando nella categoria dei vini greci. Quando diciamo vini greci e vini latini, quindi noi non ci riferiamo alla provenienza, ma è un giudizio di qualità. È un giudizio di qualità. Questo è un mondo veramente straordinario. Io ho cercato a volo d'angelo di fare un quadro generale. Qui l'ellenico, quindi. Qui da qui l'ellenico. Messo da Carducci. Che Carducci commise questo, come dire, errore, diciamo, veniale per l'epoca. Poi chi è intervenuto dopo a tentare di correggere? Ci sono venuti tantissimi, però alla fine chi ci importa questo termine? Ce lo importano gli spagnoli, per la verità manco gli spagnoli in genere, gli aragonesi. E quando parliamo di aragonesi, solo per un errore di marketing politico non parliamo di catalani, ma noi parliamo dei mercanti catalani che in quel periodo, al seguito di Alfonso il Magnanimo, come dire, avevano praticamente creato una sorta di impero nel Mediterraneo. E Alfonso, dall'Aragona e da Barcellona, insomma, si trasferisce a Napoli e trasferisce la capitale a Napoli. Lascia la moglie Giovanna in Aragona a fare la regina, lui si innamora di una popolare napoletana e rimane a Napoli fino a quando non muore, non ritorna più in Spagna. Cioè il Tirreno era sostanzialmente diventato un regno unificato sotto la corona di Alfonso, che aveva la capitale a Napoli con i parlamenti a Napoli. Ora, i catalani ovviamente cominciavano a dare i mercanti, soprattutto cominciavano a dare i nomi dappertutto. L'aglianico non è nient'altro che il vino di pianura. Il vino di pianura è un po' come quando i romani, per la verità, e qua c'è una delle, come dire, delle vendette della storia. Noi abbiamo un toponimo che ancora oggi è presente e che indica la nostra regione, Campania. La Campania dei Romani non era la Campania di oggi, naturalmente, era la Campania Felix, arrivava un po' a Salerno e si fermava lì, cioè la costa. Ovviamente la città per eccellenza all'epoca era Capua. E Capua era una città bellissima, descritta in tutti i suoi aspetti, cose eccetera. Da Capua arriva il termine che poi ha dato il là a questo toponimo, Cappanus, che significa abitante della pianura, niente altro che questo. Chi esporta questo termine, come dire, lo fa estendere a un territorio più vasto, non ancora vasto come l'odierna Campania, ma chi lo fa? Lo facciamo noi come Sanniti, quando conquistiamo Capua. Conquistiamo Capua nel 453 e da lì, cioè il popolo per eccellenza, la civiltà per eccellenza delle aree interne della montagna, fa estendere il nome di Cappanus, quindi di Campania, all'intera, a un territorio più vasto di quello che era prima. Quindi siamo parlando del territorio di pianura. Perché vi dico questo? Perché poi qui interviene un altro tranello della storia che tocca da vicino i Sanniti e gli Irpini. Sappiamo tutti che Tito Livio ci dice che i Romani, che si scocciarono di queste guerre sannitiche, con i Sanniti, 180 anni di guerra, c'era stata le forche caudine, tutti si scocciarono. A un certo punto decisero, come facevano allora, di mettere fine a questa cosa. Come? Attraverso questa deportazione di 47.000 liguri, prima 40 e poi 7.000 liguri, li deportarono dalle Alpi Apuane. Alle Alpi Apuane e li deportarono dove? Tito Livio dice: ubi Taurasinorum fuerat, dove abitavano i Taurasini, dove c'erano i Taurasini. Ma chi erano i Taurasini? Ora, io sono i Taurasi, vi assicuro che ho sentito per una vita che eravamo noi,
che eravamo, cioè proprio noi a Taurasi, paesi di 2500 abitanti, cose, cioè, non siamo noi, perché i taurasini per i romani era un insulto, per meglio dire, significava coloro che abitavano la montagna, cioè montanari, era una sorta di insulto dell'epoca, e si confrontava con l'altro toponimo di Cappanus, cioè taurasino da un lato, abitante della montagna, e abitante della pianura dall'altro lato. Questi due termini hanno giocato poi, come dire, nel corso dei secoli, e si sono frammisti fra di loro, fino a quando Cappanus ha assunto l'importanza che assume e taurasino è sparito, se non nel ricordo di alcuni toponimi che ancora oggi esistono. Alcune montagne si chiamano Monte Tuoro, Taurano, Taurasi, Tursi, insomma ci sono delle radici linguistiche che ricordano ancora questo benedetto principe. Vi dico anche questo perché i romani ci odiavano a tal punto che nell'88 d.C. Silla, in una delle guerre civili dell'epoca, Silla nel distruggere la seconda città più importante dell'epoca, che era Eclanum, dopo che ovviamente Benevento era diventato già Benevento, perché nel 268 Benevento fu latinizzata e il destino beneventano fu diverso dal destino irpino. Allora, in quel caso la Silla disse: fino a quando un solo sannita sopravviverà, i romani non potranno stare tranquilli. Quindi, come dire, c'era una sorta di damnatio memoriae nei confronti dei sannita. Tant'è vero che questa grande civiltà che aveva dato lustro in tutti i settori, di questa grande civiltà si trova ancora ben poco, pochissimo ancora, rispetto a quello che aveva rappresentato questa civiltà. Ovviamente i sanniti, voi mi direte, ma producevano un vino, Ateneo ci dice che producevano un vino affumicato, e questo vino affumicato ovviamente è inutile manco dirlo, oggi non sarebbe nemmeno riproducibile, voglio dire, però era un vino, perché poi i sanniti non erano un popolo che si stanziava, era un popolo un po' girovago, più votato alla pastorizia, che diciamo, tant'è vero che gli elementi della transumanza ci sono ancora oggi, insomma, e sono ben visibili ancora. E anche se volete, qui è un vezzo che purtroppo ce lo portiamo questa cosa, anche le modalità costruttive oggi nei nostri paesi ricordano molto il sistema paganico vicano dei sanniti, cioè questo sistema di case sparse. Se voi venite in provincia di Avellino, forse qui a Benevento un po' di meno, almeno nella parte che va verso San Bartolomeo, insomma, ma se venite in provincia di Avellino e vi mettete su un'altura, andate, voi sotto vi vedete, sì, il piccolo nucleo abitato, poi ci sono tutte case sparse. Naturalmente il terremoto poi ha fatto... Dopo trattiamo questo momento brevemente, che voi siete... No, definisci la... No, questa cosa ha determinato anche la tipologia di campagna che noi abbiamo in provincia di Avellino, e anche, se volete, per una parte della provincia di Benevento. Noi oggi abbiamo una campagna, come dire, molto cambiata negli ultimi 30 anni. Oggi è una campagna intensiva, ad agricoltura intensiva, abbiamo perso molte produzioni tipiche delle nostre realtà, soprattutto gli alberi da frutto, abbiamo perso economie, diciamo così, di un tempo, ma perché? Perché poi le economie cambiano, diciamo. Quello che invece abbiamo oggi è un'economia che non era conosciuta nell'Ottocento, perché non avevamo industrie vitivinicole nell'Ottocento, tranne una, bisogna dirlo, perché era nel 1871 a Mastro Berardino, era la casa vitivinicola che si iscrisse per prima alla Camera di Commercio dell'epoca, e la Mastro Berardino cominciò allora, già fin da allora, a esportare in America. Quindi, al di là del giudizio che si possa dare, però c'è un giudizio storico che sicuramente quella casa è la prima casa, poi c'è stata da Ambradischia, insomma ci sono state, la vera esplosione è stata dopo il terremoto.
Dopo il terremoto cambiano tante cose, alcune cose in meglio, altre poche cose in meglio, moltissime cose in peggio. Che cosa cambia? Io non... sei stato anche un amministratore, sei stato presidente della comunità montana del Terminio Cervialto, se non vado errato. Sì. E che cosa, tu l'hai vissuto questo tema del post terremoto? Io l'ho vissuto perché tutto il processo di ricostruzione, ero amministratore del mio paese e quindi ho potuto voluto interessarti della ricostruzione del posto. E stranamente noi abbiamo ricostruito prima le campagne, ovviamente, perché era più semplice, però abbiamo creato un peso cementizio nelle campagne di non poco conto e di cui oggi noi in qualche modo scontiamo, come dire, qualche peccato. Abbiamo ovviamente avuto difficoltà nei centri storici, come era giusto che fosse. Adesso, insomma, dopo tanti anni, i nostri centri storici sono, come dire, belli, visitabili, fruibili. Ci sono altre problematiche. Io ho cercato di non dare un giudizio perché il mio approccio, diciamo, è stato, o almeno ho tentato di non dare un giudizio, il mio approccio è stato, come dire, da storico, nel senso volevo essere quanto più oggettivo possibile e ho fotografato la situazione. Effettivamente noi venivamo, parlo di Irpinia, ma non credo che la situazione fosse molto diversa qui in provincia di Benevento, dove i paesi più o meno avevano la stessa tipologia dei nostri piccoli centri. E che cosa è successo? Al di là del cambiamento del sociale, della società, e beh, certo, c'è stato un input da parte della politica di dire portiamo le industrie in montagna. Allora, io non ero, nel momento in cui arrivò il terremoto, io avevo 17 anni, ricordo benissimo quella fase, ricordo le paure, naturalmente, come probabilmente molti di noi ricorderanno quei giorni, e ricordo poi i momenti successivi. L'idea era, io ricostruisco i paesi, ma siccome stavamo parlando di paesi disabitati, un po' come sta capitando ora di nuovo, come io faccio ritornare le persone? Cercando di portare le industrie in montagna. Non sto dando un giudizio, sto dando una descrizione, perché poi la difficoltà è che molto spesso noi diamo un giudizio a posteriori. Noi dobbiamo ragionare, lo sforzo è quello di posizionarci nel momento in cui si prendono queste decisioni. Ora, quelle decisioni hanno compromesso anche molte volte territori che invece meritavano di un'attenzione diversa. Io sono stato anche colui che ha perimetrato il parco regionale dei Picentini, a cavallo tra la provincia di Salerno e la provincia di Avellino. Mi sono accorto della difficoltà di dover perimetrare quel parco, erano 31 paesi, fino ad arrivare ad Eboli, giusto per capirci, dalla parte salernitana, perché non riuscivi più a capire qual è il territorio meritevole di attenzione e quale meno. È chiaro che è facile dire i monti del Terminio, il Laceno, è lì, è facile dire. Ma quando ti avventuri in paesi, Montemarano, uno dei paesi capisaldi, del caposaldo dell'Aglianico e del Taurasi, come fai a distinguere la parte a valle che insomma, è un po' più compromessa dal punto di vista, diciamo, della presenza di industrie? Pensate che il calore, quello che arriva a Benevento, in alcune realtà è stato letteralmente spostato, l'alveo, cioè l'alveo passava da una parte, adesso non passa più da là, io ho imparato a nuotare nel fiume Calore e non passa più da là, passa da un'altra parte. Perché? Perché poi, qui la fantasia, insomma, si sono spostati i confini dei paesi perché dovevano essere rilasciate concessioni edilizie ad aziende anziché un'altra, insomma, c'è tutto un mondo di cose che è successo. Ma di fondo c'è una cosa, che noi abbiamo lasciato un'agricoltura arcaica, che era ancora quella dell'Ottocento, e ci siamo scaraventati un po' tutti a capicollo nel nuovo mondo che arrivava.
eravamo preparati, non molto, soprattutto in provincia di Avellino noi avevamo, come dire, godevamo del nostro beato isolamento. Abbiamo vissuto di un isolamento territoriale per decenni, direi anche forse per qualche secolo, un po' dovuto anche appunto a quel bypass a Benevento della via Traiana, e che ovviamente bypassava l'Irpinia. L'Irpinia era una terra pericolosa all'epoca. L'Irpinia era una terra, come dire, diciamo, di banditi. Ci sono delle descrizioni di viaggiatori dell'epoca che sono bellissime. C'è uno che dice che a Friggendo non ti puoi fermare 24 ore perché era proprio pericoloso. Qualcuno diceva addirittura parlava di Atripalda, e quindi parlare di Atripalda per noi è parlare di Avellino, del capoluogo, e quindi cioè, era un mondo veramente completamente diverso. Se io penso a Francesco De Santis, il suo viaggio elettorale, lui descrive quelle località con la carrozza che erano ancora strade, come dire, le strade costruite e tracciate dai romani. Ora ovviamente c'è stato, come dire, un'accelerazione. Che cosa è avvenuto in agricoltura? In agricoltura noi abbiamo visto letteralmente scomparire la famiglia che viveva del proprio fondo. Non ci sono più famiglie che vivono della coltivazione del proprio fondo. Mio nonno ha fatto vivere la propria famiglia coltivando il proprio fondo, non era nemmeno chissà quanto. E poi è stato letteralmente impossibile farlo. Oggi chi sono oggi? Chi sono queste aziende? In provincia di Avellino, guardate, ce ne stanno 220, che è una cosa, un numero incredibile, se pensiamo invece alla diversità sannita. Poi qui c'è la diversità vera tra l'agricoltura e la vitivinicoltura sannita e quella irpina. Lì ci sono 220 aziende, alcune importanti, molto importanti, alcune più piccole, alcune proprio polvere, diciamo, ma 220 aziende nel settore della vitivinicoltura hanno trasformato letteralmente il territorio. Ora noi abbiamo pezzi di territorio vocati esclusivamente alla vitivinicoltura, mentre 20 anni fa facevi difficoltà, venivi nel mio paese, dicevi: ma com'è possibile, da ora dove stanno le viti? Ce n'erano poche. Oggi una coperta, una distesa di viti a perdita d'occhio, paesaggi più, come dire, quasi toscani sotto certi aspetti, ma sicuramente ha prodotto anche danni. Chi sono le aziende? Io ho fatto riferimento in questo libro di due tipologie. Io le ho divisi tra conferitori e diversificanti. I conferitori erano i vecchi conferitori delle grandi case tipo Mastro Berardino, che a un certo punto si sono resi conto: ma io perché devo portare le uve alla grande azienda? Io ci guadagno niente, ci guadagno tutta l'azienda, allora comincio a produrre io. E ci sono di questi casi, e che vivono, fanno reddito e creano reddito della propria famiglia esclusivamente con quella tipologia di attività. Poi ci sono i diversificanti, che sono i professionisti, che sono gli ingegneri, gli avvocati, che ovviamente o per diletto o per diversificare il rischio della propria attività, o perché hanno immaginato che attraverso il mondo del vino acquisiscono, come dire, una visibilità maggiore, hanno immaginato di diversificare la propria attività, e sono quelle che per la verità oggi incidono maggiormente nel nostro territorio. C'è una casa dalle mie parti che nel 2015 riesce, per noi era inimmaginabile, 2015 vince l'Oscar del vino in Italia. Rispetto all'Amarone, al Barolo, noi facevamo il tifo come se fosse una partita di pallone, naturalmente. E chi è? Caggiano, sì. Antonio Caggiano, che nel 2015 vinse questo premio. Naturalmente tutti costoro hanno fatto un'azione che non solo va a vantaggio, ma hanno immaginato di diversificare ulteriormente la loro iniziativa attraverso anche l'accoglienza, perché andare nella cantina di Caggiano significa fare un percorso nella memoria, ma anche di essere accolti. Quindi c'è l'agriturismo, c'è la possibilità della ristorazione, insomma c'è tutto un mondo che si è
attrezzato. Ora, questo mondo è, come dire, quello che ci voleva, ci serviva, io non lo so, qualche difficoltà a dire di sì ce l'ho, perché questo mondo è un po' scollato da tutto il resto, perché i nostri paesi sono paesi che avrebbero dovuto vivere di questo e invece si spopolano. E la domanda è perché si spopolano, se noi abbiamo tutte queste risorse di cui diciamo di essere in possesso. Probabilmente ce la cantiamo e ce la suoniamo un po' noi, anche perché poi se tu devi dire, ecco, questo è un altro aspetto del libro, molte volte noi per vogliamo portare le persone dalle nostre parti e tendiamo di comunicare il nostro territorio. Come comunichiamo il nostro territorio? Semplificando il messaggio, vieni che qui c'è un grande vino, ma in Italia di vini ce ne sono. Ovunque! A Marsala sono stati in questi giorni, ci sono ovunque cantine. Ovunque! Cantine tra l'altro antichissime. Antichissime, di grande linea. Pensa a Florio, pensa a Florio. Ma non ne parliamo. Cioè, quindi, vino ovunque. Poi aggiungiamo, ah, ma guarda, noi abbiamo dei castelli straordinari, bellissimi. Sì, belli. Ma in Italia ce n'è a iosa di questa offerta. Perché io dovrei da Milano venire un giorno della mia vita in vacanza e venire in provincia di Avellino o in provincia di Benevento? Ma insomma, Benevento ha già una storia, come dire, sicuramente più imponente, più pesante, ma anche se ti giochi quella storia, ti giochi la storia dei Longobardi, c'è una storia qui, ma alla fine probabilmente gioca più la storia in negativo che quella in positivo. Gioca più l'eccidio di Casalduni e Ponte Landolfo che probabilmente, e lo dico con grande amarezza, e che probabilmente la storia incredibile della città di Benevento con i Longobardi, con il papato, con quello che ha significato la Divisio Ducatus, insomma tutto quello che ha significato Benevento per secoli interi. Ma chi se la ricorda questa storia? Perché? Perché di queste storie l'Italia è diffusa. Allora probabilmente questo è stato una delle cose che ho cercato di mettere in risalto. Qual è il discrimine, quello che dovrebbe fare un po' di discrimine rispetto ad altro? E io penso che sia nella umanità di queste terre. Io dico che la nostra speranza è di ritornare a vivere nel borgo, cioè la nostra terra è una terra di borghi, cioè è una terra fatta di un intreccio di relazioni, di piccole relazioni, anche di piccolo welfare sociale, di aiuto reciproco, di scambi, se volete anche del ragù, del profumo del ragù della domenica che tu sentivi dall'altro lato della strada e casomai ti invitavi presso l'altra famiglia per mangiare quel ragù, i profumi, i sapori di queste terre. Noi, con la nostra, come ci siamo sedimentati in questi secoli. Ora, lo dico perché l'ho vissuto in prima persona questa cosa, come il vino, io dico, io sono un irpino, sono orgoglioso di essere irpino, voi dite che siete sanniti, orgogliosi di essere sanniti. Poi mi arriva la regione Campania una decina d'anni fa e ti fa un test. L'allora assessore alla regione, alla sanità, Teresa Armato, organizza un test sul territorio affidato all'Università di Pisa, il grande endocrinologo, che viene e ci dice e ci fa dei test, io partecipo a questi test e ci esce fuori che non siamo irpini. Cioè, non siamo irpini, siamo liguri. Cioè, alla fine il nostro DNA non è quello irpino, è quello ligure. È incredibile questa cosa. Dopo la deportazione che ci hai raccontato. E certo, 47.000 liguri arrivano qua e fanno, insomma, crescono, ma del resto proprio in queste terre, cioè, c'è stata la presenza più forte dei liguri. Probabilmente molti di noi qui, infatti Sonia è una ligure. Ma io non ho dubbi, cioè, questo è la cosa vera. Però
Noi siamo vissuti su queste terre, è come il vino, Scienza, Attilio Scienza, questo grande cultore del vino, ci dice: guardate, voi voglio dire che quello è un prodotto autoctono, i prodotti autoctoni sono quei prodotti che attecchiscono in una determinata zona più che in un'altra. L'aglianico fa difficoltà ad attecchire altrove, per la verità, quindi insomma noi possiamo giocarci questa cosa, a differenza di altri vitigni forse più famosi, ma che pensate a quello che prima lo dicevi tu, il Barbera, lo trovi dappertutto, insomma ci stanno dei vitigni che li trovi dappertutto, questo no, questo lo trovi, guardate, fateci caso, su una linea retta, dal Vesuvio al Vulture, su una linea quasi retta che passa per il Sannio, per l'Irpinia e arriva fino al Vulture. Alla fine c'è una grande caratteristica comune, cioè quella della mineralità e della vulcanicità dei terreni, probabilmente, che in questo libro io ho raffigurato con la dea Nefite. Questa è la Valle del Santo, quella cantata da Virgilio nell'Eneide, e questa è la dea Nefite. Andare lì e vedere ribollire la terra, ancora oggi è così, tu vedi che cos'è questa terra. E allora noi siamo questi. E questa è la diversità che probabilmente noi dobbiamo mettere in campo. Bravissimo, sei stato veramente un narratore straordinario, veramente ci hai raccontato benissimo questa storia. Quello che ci sono tantissime, questo è un libro ricchissimo, ci sono tantissime altre cose nel libro, chi lo vuole acquistare sta fuori, lo può prendere, ma devo dire che la tua illustrazione è stata estremamente esaustiva. Sei riuscito a cadere anche nel momento in cui suona la campana, che è il finale della nostra, quindi sei stato perfetto nel finale della nostra, del nostro incontro. Vabbè, non posso ringraziare, non chiedo di qualcuno se vuole fare domande, tanto vi potete trattenere anche se volete acquistare il libro con qualche altro minuto, dire, con il ricavo, il ricavo del libro va alla chiesa del mio paese che è in via di restauro. Perfetto, benissimo, questo è un ulteriore elemento per acquistarlo. Io ringrazio Nicola, noi ci vedremo tra 15 giorni. Per chi è interessato all'università viene Bruno Cavallone la settimana prossima, parlerà di una cosa molto bella, che il processo Satana, che è un processo che si teneva nel pieno del, diciamo, tra Medioevo e Rinascimento, che è stato anche oggetto di un approfondimento recente di una studiosa italiana, e ce ne parlerà con un argomento che si intitola appunto Il povero diavolo, che è anche un bel titolo. Ce ne parlerà giovedì prossimo presso l'università, nella nuova sede dell'Università di Giurisprudenza, che è via delle Puglie. Siamo tornati insieme a quelli di economia, quindi ci uccidono perché sono molto più forti di noi, perché l'economia tira il mercato e noi giuristi invece cerchiamo di far quadrare un cerchio, ma non sempre le due cose vanno d'accordo. Vabbè, ringrazio tutti e ci vediamo tra 15 giorni. Grazie.